Weekend di gara, round 19, Austin. È partito il giro di Shumi. Veniamo un po' più in là ora, vediamo se ce la facciamo. Ok, siamo arrivati almeno in curva 1 ora. Abbassiamo di 1 il bilanciamento, che qui non serve troppo freno. Dov'è la curva? È qua. Settima. Non so come si comporta la macchina, c'ho paura di fare una figura. Per cavolo, un po' lunghini qui. Mettiamo la quarta e scaliamo appena passiamo questa curva in quinta. Mamma mia, quanto l'ho fatta lenta. L'ho fatta lentissima. Mamma mia, quanto sono lento. Se passo un miracolo, ve lo dico. Avere un solo tentativo è straziante. Siamo la seconda. Mi dite il tempo, per favore? Ditemi il tempo, per favore, se stiamo andando bene almeno. Un minimo. Siamo lenti, ma mi devo migliorare. Mi devo migliorare, lo so. Almeno passare. Se passo il culo posso migliorarmi. Oddio. Oh mio Dio quanto ho perso. Mayday. Ultimo settore totalmente da migliorare. Bruttissimo. Non passo nella sprint. Mamma mia, che figura di merda. Mamma mia, il terzo settore, che schifo. Sono dietro Bottas. Hotlap 4, 5. Abbiamo più grip in partenza, dato che siamo nella traiettoria ideale. Ma Bottas è partito bene. Guardate curva 1 dov'è. Curva 1 è verso sinistra. Tutti si spostano verso destra, pronti a fare il dive bomb. What? Ah! Ok. Top 10. 7 posizioni prese al via. Collisione con Albon, ma io non ho visto nulla. Ma sono veloci sul dritto i pasticcini. Mettiamo nessuno, che tanto qui li abbiamo già ripresi. Oddio, dove mi infilo? Qua a sinistra. Primo track limit, ma abbiamo passato Perez. Non prendiamo track limit qua, che sennò è finita. Ok. Sei lento, Stroll. Sei lento, passiamo anche lui. Dentro su Stroll e prendiamo subito la top 8. Praticamente 10 posizioni prese. No! Ti faccio fare la fine di Alonso, eh! Non ti permettere a passarmi! Ragazzi, si stanno ammazzando questi qua dietro. Stroll e Perez, peggiori piloti di Formula 1, cavolo. Peggiori piloti di Formula 1. Qui devo frenare leggermente prima. Andiamo a riprendere Piastri. Shumi. Hamilton è ancora secondo. Non dobbiamo tenerci la batteria. Sarà tosta il track limit. Saranno veramente tosti nel T3. Vedete che vado lungo. Non ho punti di riferimento per l'ultima curva. Perez mi vuole attaccare. Ma tu non hai capito, Perez, che non passi da nessuna parte. Meno male non mi ha dato track limits. Devo prendere tanti punti di riferimento. Devo girare. Perez mi attacca con il DRS. Per ora siamo top 9. Calmi. Recuperiamo anche un po' di batteria. Il dritto ci può aiutare. Stagli sotto. Appena fa un errore ci riprendiamo la posizione. Bene, ingegnere. Devo alzare, che l'aria sporca ti fa anche sentire qui. Secondo me qui hanno tanta trazione. Vediamo. Mamma mia. Però gli stiamo vicino. Abbiamo ancora molta energia in riserva. Usa il sorpasso. Va bene. Usiamo tanta batteria ora. Bene, Lori. Vediamo se riusciamo ad agganciarci. Passato Perez di nuovo. Prendiamo un po' più in là. Dai, va bene questa. Va bene così la frenata. Oh, bandiera gialla, qualcuno sta fumando. Oh, Piastri ancora problemi. Piastri ancora problemoni.
Bro, il barbecue, capisco che siamo in America, ma non si fa nel circuito, bro. Non si fa assolutamente nel circuito. Un altro punticino guadagnato. Buonissimo. Io propongo una safety car, però in Mylander. Propongo una safety car perché è pericolosissimo lì, Piastri. Oh, un'altra bandiera. Ragazzi, sono esplosi le due McLaren. Sia Norris che Piastri out. Flop McLaren. Cosa succede ad Austin? Credo che tutti ci sogniamo questo il prossimo weekend, no? Anche Norris fumata di motore. Aspetta, ma sono due motorizzati Mercedes. No, 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 no. Facciamo che non è come sembra, ok? Shumi, non ti preoccupare. Concentrato. Concentrato, Shumi. Ne guadagniamo un'altra posizione. C'è Perez dietro e sta prendendo tanto tempo. Comunque devo frenare più là perché qui sono troppo lento. Entro lentissimo. Giro troppo lento lì. Giro 6 di 10 e siamo in lotta con Stroll. Ripeto, ok, siamo partiti dietro, ma è anche un po' il nostro ritmo che fa schifo. Guarda, mi dà penalità. No, cioè, la penalità così non l'accetto proprio, sì. Ho perso tempo e mi ha dato penalità. Prego, passa, ma no. Non mi piace proprio. Sono esplose le due McLaren. Fa capire che quest'anno i motorizzati motorizzati Mercedes non è che vanno molto al top. Qui devo capire. Terzo settore, le ultime due curve devo capire in gara. Ah, che erroraccio, che erroraccio, che erroraccio, che erroraccio. Che erroraccio, mio Dio. Che erroraccio di Shumi. Bruttissimo, abbiamo pure l'ala rotta. La tua ala anteriore è danneggiata. Cazzo. Avrai problemi di rendimento in pista. Cazzo. È finita. Ritiriamoci. Facciamo la fine delle McLaren. Ah. Ho sbagliato. Ho sbagliato a cliccare. Vabbè. Ho sbagliato. Vabbè. Forza Shumi. Guadagniamo già un bel po' sul dritto. Usano un po' di batteria perché sennò me la ricarichiamo nello Snake. Dov'è curva 1? Non la vedo. Non vedo Stracazzoschi curva 1, porca miseria. Non vedo curva 1 mai, è incredibile. In pieno, in pieno, in pieno, in pieno, in pieno. Ah, largo, 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 track limit. Danni all'ala anteriore, danni all'ala anteriore. Suggerisco una sosta ai box. Uff, sbagliato. 12esimo e Max Verstappen 11esimo. 1-2. 1-2 di praticamente 11 volte campioni del mondo in sostanza. Incredibile. 2, 3, 4, 5 dentro al Gran Premio d'Italia ad Austin. Anzi, a Little Italy facciamo. Almeno possiamo dire che siamo in America. Non vi preoccupate, non è successo nulla, ragazzi. Non è assolutamente successo nulla nel dive bomb. Mi sento come con la pinta a Singapore. Dentro, 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 dentro. Scusate, ma Hamilton non era secondo? Perché siamo già arrivati ad Hamilton? Siamo con il gruppo di testa con un dive bomb che probabilmente se lo sogna qualsiasi persona. Ricciardo, ritirati. Siamo noi i nuovi dive bomb player. E qua nel primo giro sono sempre più veloci di tutti. Il problema è che dal giro successivo sarà morirò. Dentro la McLaren, madonna mia. C'ho questi spin allucinanti a fine frenata che mi spiazzano. Oh, Hamilton dietro. Hamilton, stop. Hamilton, fermo. Hamilton, fermo. Il primo che si muove è... Bravo. È bravo. Bravissimo. Ha capito tutto.
Bravo Hamilton. Hai veramente capito la strategia di noi mercedisti. Ma secondo voi, faccio una piccola domanda. Ma Hamilton prossimo anno viene con noi? O saremo compagni di Sainz o Leclerc? Chissà se ci accompagna nella grossissima Ferrari. Ho provato a farla più forte possibile. Da questo giro potrai usare Stroll terzo, Stroll terzo prima di GTA 6, ragazzi. Vanni ricarica. Mi filo. Non era mio. No. Errore mio. No. Oddio mio, ho fatto un bordello. Ha già fatto un bordello. Collisione con Norris. L'ho fatto esplodere. Mayday. Ho fatto volare via Norris. Oh mio Dio, che figura di merda. Ho frenato dei 100 metri al posto dei 120. Ho tirato lunghissimo, sono andato a fratte. Sainz 10 secondi, giusto. Giusto, Sainz è il nuovo con ora. Se qualcuno sa dirmi il motivo per il quale ha preso questi 10 secondi, sarei molto contento. Che figura di merda, mamma mia, ho tirato un dive bomb, totalmente colpa mia. Dai, si difende. Leva la batteria. All'interno, Hamilton lo potrebbe chiudere, ma non lo fa. Non ci aiuta, Hamilton. Il mortacci 2, GG. Mi vuole chiudere, ma tappi nel culo, Sainz. Lotto, oddio, mi sto per rompere l'ala. Ruota con Carlito. Futuro in Williams, ma noi abbiamo un futuro in Ferrari, che per ora ha più possibilità di vincere in confronto alla Williams. Dentro. Uno e zero, non abbiamo DRS, cavolo. Devo difendermi. Come Schumacher lo buttiamo a muro, non è vero. Non facciamo come in Ungheria con Barrichello nel 2010, che sennò ci ammazzano. 2010-2012. Sta di nuovo davanti Sainz, però voglio levare la batteria. Guardate la differenza di Piastri e Leclerc lì davanti. Di quanto stanno spingendo, ci attacca Verstappen. Oh, ci ha forzato ad andare lungo, mi sembra come il sorpasso che ha fatto Lewis Hamilton nel 2023, mamma mia. Ad Austin in curva 1, che sorpasso. Non so quanti voi ce l'hanno in mente che ha fatto una fake entrata in curva 1 mostruosa. Davvero mostruosa, ragazzi. Da incorniciare nei record della nei libri della Formula 1 quel sorpasso. Vediamo che andiamo a combinare ora che siamo tutti vicini. Dovremmo rientrare al giro 13 per delle gomme hard. Se provassimo a fare un undercut giro 12. Cioè, sto perdendo una marea di tempo, ma com'è possibile? Ruota con Ricciardo, che se la sognava quest'anno purtroppo questa pista. Ma non può esserci, ci sta Lawson. La parte più bella, sapete qual è? Che Lawson andrà in penalità ad Austin. Guarda quanto non riesco più a girare. Ma secondo me è la gomma. Millimetrico lì. Box per hard. Se me è troppo presto però. Troppo presto. Ah, non ho gomme medie nuove, cazzo. Dentro fortissimo su Ricciardo. Lo fai sembrare. Bravo Schumi. Oh, ruota con Ricciardo, attenzione. Attenzione, non ci incastriamo, Dani. Che se non andiamo lunghi. Non voglio rientrare, ragazzi. Dovrai scontare dei secondi di penalità a causa dell'ultimo incidente. Fantastico, hai raggiunto l'obiettivo. Ai. Distacco dal tuo compagno. Molto complicato ora. 5,7 secondi. Non voglio rientrare. Ciao Dani. Speriamo di non rivederci più questa gara. Box.
Mi fido a tenere l'ala alta, mi fido. Vediamo che combiniamo. Abbiamo anche tanta strada libera. Non so se ci passa questa ass, l'ass di Hülkenberg. Sì, ci passa, ok. Abbiamo effettuato tutte le soste. Ha perso tantissimo Hülkenberg, come mai? Ha perso tantissimo. E ora dobbiamo spingere. Primo settore nemmeno dovremmo soffrire troppo con questa gomma, sapete? E si riscalda pure molto velocemente. No, ok. Lo sentiamo, lo sentiamo. La gomma fredda la sentiamo. Sì, bro. Ok, ma se Hülkenberg si ferma in mezzo alla pista, io non posso frenare mentre sterzo, è ovvio, e devo prendere track limits. Se no, come cavolo mi levo da lì? Molto più veloci. Prendiamo il DRS. Buono. 1.35.9. Ma non boxano? What the fuck? Ragazzi, ma perché non hanno boxato? Solo Bottas. Wow. Solo Bottas ha boxato. Ma perché questa cosa? E molti stanno entrando in box ora, raga. Molti ai box, molti ai box. 1.35.4, siamo costanti. Siamo con Alonso e Verstappen. Non è che abbiamo guadagnato tanto, eh. Se ci hanno giustamente boxato, che Purello con le gomme medie non è che può fare tanto. Il Verstappen è scappato. Ok, per ora siamo top 8. Per ora. Che è successo? Dentro Charles! Stroll ha cannato una curva, mi sembra. Sì, perché sono passato da Verstappen e ho visto che si erano bloccati in curva 1. Che bella quella curva quando la fai bene. 1 e 2. 1 e 2. E c'è il trenino Thomas qua davanti. C'è il trenino Thomas qua davanti. Non facciamocelo scappare. Complicata questa hard da capire. Complicatissima. Giro veloce di Max Verstappen. Per il prossimo anno si punta ad andare fortissimo e c'è una bandiera gialla. C'è una bandiera gialla ed è qua davanti. Dimmi che non è Luigi Gigi. Dimmi che non è Luigi Gigi Hamilton. È Luigi Gigi Hamilton. Luigi Gigi... Virtual. Virtual safety car. Virtual safety car. Riduci subito la velocità. È esploso il motore ad Hamilton. Sembra che la virtual safety car sarà attivata. C'è stato un incidente tra più vetture che ora sono ferme in pista. Dovrai ridurre il ritmo. Safety car in pista, è entrata la safety car. Raggiungi il gruppo, ma ricorda che devi mantenere positivo il tempo delta. Ci informano che gli ufficiali faranno entrare la safety car, dato l'aumento dei rischi. Signore, entrerà la safety car perché Lewis Hamilton è esploso. Non perché io mi sono girato. Assolutamente. Però, non rientro ora. Che è successo a Verstappen? È uscita una safety a prescindere allora. L'ho predictata. Max, non puoi parcheggiare lì, mi dispiace. Non puoi parcheggiare lì. E qua cambia tutto. Qua cambia tutto. Ma perché la safety è ancora ferma? Ah, ok. Cioè, io sono sotto safety, come mi fai a dare penalità? Me lo spieghi? Come mi fai a dare penalità, bro? Come? How? Explain. Non ti possono scontare le penalità dei tagli, ragazzi. Non ti possono scontare le penalità dei tagli. Andiamo in box e mettiamo gomma soft. Ma soprattutto cambiamo questa fottutissima ala. Oddio, signor, stavo per prendere penalità. Cambio ala, meno male. Sono esplosi 3 motori Mercedes in questo weekend. Devo dire che l'affidabilità su questo gioco non è molto realistica, dato che da che il motore Mercedes è quello più affidabile. Devo dire proprio di no. Ho pure preso Hülkenberg.
Via. Si riparte dopo la bandiera gialla e la safety car. Mi infilo subito. Dentro su Norris. Prepotentissimo, proprio ci buttiamo su di lui. Norris è zitto, collisione non esiste, non è vero. Le telecamere non hanno inquadrato. Non era il track limit. Come fa a non essere il track limit? In pieno. In confronto alla gomma hard. Fucsia. Oh, giù, però lasciami spazio. Dobbiamo lasciare lo spazio alla sinistra sua. Stanno fortissimo. Stanno tutto quello che ho per questa gomma. Prendiamo Magnussen. Prendiamo tutta la scia. Appena possiamo prendiamo quella di Albon e ci infiliamo tra Magnussen e Albon. Magnussen si difende. Ma lo passiamo. Forza, 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 Schumi. Mi infilo. Dentro anche su Bottas con la prima marcia. Pur di frenare questo veicolo. Abbiamo già usurato tantissimo la gomma. Dai. Secondo voi che posizione possiamo fare? Giro veloce. Ci riusciamo a infilare? Dentro. La gomarda ha molta meno prestazioni in questo momento. 5 giri. Alziamo un minimo. Ok, Michael. Ora tentiamo qualche sorpasso. Ti stiamo assegnando. Dai, bravo, Papi. Vai. Daccelo. Oh, è Sainz? Mi sembra Sainz lì davanti, lento. Passiamo con... Ricciardo non ha DRS, posso provare a infilarmi. Dai, bomba di Schumi dentro. Andiamo a prendere Tsunoda. Un po' lungo qui, ho sbagliato io. 4 decimi, ci siamo avvicinati. Siamo in mezzo alle due Racing Bulls. In mezzo... Continuiamo ad imparare. 1.35. Dentro su Yuki. Dentro. Mi ha trainato Yuki. È vero, però le due Alpine stanno lottando, ma 12 secondi non ci rileva nessuno. Pensate se ora arrivano a 9 secondi e hanno presi 12. Weekend da dimenticare proprio. Ragazzi, non mi stai in strada la macchina. Ehi, stai bene? Spegni il motore e aspetta gli stessi. Ragazzi, Ocon mi ha chiuso la strada. Ocon mi ha chiuso la strada.